sotto un profilo tecnico leggeremo le motivazioni. Di certo una sentenza del genere, che costituisce un primo caso degli illeciti amministrativi, non ci sono precedenti di riduzioni così sostanziose. Posso riferire soltanto che abbiamo, ritengo, regalato la Serie B a Lanciano. Adesso basta che la squadra faccia lo sforzo che deve e Lanciano conserverà una categoria così importante. Significa aver stravolto tutte le tesi, tutte le argomentazioni, tutti i teoremi proposti dalla Procura federale e accolti in primo grado al Tribunale federale nazionale. Quindi devo dire che si è trattato di una vera e propria, non voglio essere autocelebrativo, ma di una apoteosi professionale. E oggi posso dire che il Lanciano, che fino a ieri era con un piede e mezzo in Lega Pro, oggi è con un piede e mezzo in Serie B, e questo ritengo sia un dato di fatto non discutibile. Come si è trovato con i dirigenti della Virtus Lanciano e poi li ha sentiti negli ultimi minuti? No, Valentina Maio era con noi in udienza, quindi è assistito a tutto il processo. Era presente anche Mauro Del Turchi. Diciamo che tutta la famiglia del Lanciano e penso tutta la città oggi era vicino alla società e vicino alla squadra. Perfetto. E era presente Claudio Di Buccianico, che era uno dei dirigenti inibiti, quindi c'era lo staff del Lanciano al mio fianco. E non posso non citare i colleghi Michele Cozzone e Cesare Decidio, che hanno difeso i dirigenti Di Bucchianico e Castegnarò, e che sono stato al mio fianco e quindi condividono con me questo grande successo.